Allora, buongiorno, scusate, abbiamo l'intermezzo, ma quando ci sono i bambini qua io sono sempre contenta, perché come dico sempre sono i migliori occupanti di questi banchi che possiamo avere, quindi mi fa molto piacere averli qua. Vi chiedo scusa per due cose, comunicazione di servizio, la prima per aver cambiato il giorno di questa conferenza che avrebbe dovuto essere domani e ho chiesto io scusatemi di cambiarla, ma perché mi faceva piacere esserci, ci tengo molto e quindi grazie per aver cambiato l'agenda. Però loro lo sanno e mi sembra. Bravi, ottimo. Comunque, invece, anche per loro che sono intervenuti, mi scuso per questo. E mi scuso perché oggi è una giornata, anche oggi, terribile, però appunto mi faceva piacere esserci, quindi ho voluto, insomma, dedicare un attimo di tempo ai bambini prima, perché poi magari io vi abbandono. Fatte queste comunicazioni di servizio, ho fatto tutti mia culpa di oggi, possiamo iniziare. No, Ettore il riccio viaggiatore, per noi è una storia bella che va avanti ormai da 3 anni, questa è la terza edizione, contentissimi di avere la collaborazione di Sonzini, degli amici del centro commerciale, perché il centro commerciale San Martino lo conoscete tutti. Perché è sempre bello poter fare dei progetti insieme, dei progetti che sono anche e soprattutto educativi. Noi collaboriamo diverse volte durante l'arco dell'anno e uno dei progetti che in realtà è più apprezzato è proprio questo, perché ci permette di raccontare le nostre città. Terzo anno abbiamo fatto Roma, Venezia, quest'anno sarà Milano. E questo è uno dei libricini che raccontano un po' le avventure di Ettore. Ettore è questo riccio viaggiatore che fa un po' l'esploratore, per la verità. Va in giro per le città d'Italia e scopre monumenti, racconta tesori, parla delle bellezze del nostro paese. Perché non so se voi siete d'accordo con me, ma secondo me sì, l'Italia è il paese più bello del mondo. Lo sapete che l'Italia è il paese più bello del mondo. Ci sono tante cose belle in giro per il mondo, io vi auguro davvero nella vostra vita di poterle vedere tutte, se siete golosi di quello che si può mangiare in Italia. Abbiamo le montagne più belle, tra le Dolomiti per esempio sono il patrimonio addirittura dell'umanità. Cosa abbiamo di meglio? Dobbiamo amarlo il nostro paese e riuscire a conoscerlo sempre di più. Milano è vicinissima a noi, è una delle città che oggi sicuramente ha un'importanza straordinaria in Italia, ma anche nel panorama internazionale. Ed è vicina da vedere. Spesse volte cosa accade? Che le cose che ci sono vicine ci dimentichiamo di conoscerle. Invece questa potrebbe essere un'occasione in più per portare anche un pezzo della cultura, della storia, dell'arte di Milano a Novara, che sia un invito poi per andarla a vedere davvero. Allora, loro sono bravissimi nel raccontare la città, ma neanche nel, come dire, riproporla fisicamente, perché ci sono sempre degli allestimenti scenografici molto belli nelle aree del centro commerciale, che sono assolutamente divertenti per i bambini, ma secondo me molto interessanti anche per gli adulti. Questo libricino racconta un po' le storie. Oggi che voi siete qua siete fortunati, perché così mi ha promesso, possiamo già regalarvelo, Certo, giusto? confermo. Quindi un omaggio oggi ve lo siete guadagnati e meno male. Io adesso lascerei giustamente la parola perché non voglio rubare troppo tempo per raccontare quello che accadrà da adesso, perché partiamo Sì, a dalla ottobre, prossima dalla prossima settimana. settimana. Prego. Beh, allora io prima di tutto ringrazio l'assessore che è sempre, e i dirigenti del settore istruzione che sono sempre molto disponibili a collaborare con le nostre iniziative, per cui è sempre un piacere poi continuare con questi progetti insieme. Ringrazio poi gli insegnanti e voi, alunne e alunni dell'Istituto San Vincenzo che vi avete dato la disponibilità e poi ringrazio ovviamente la stampa qui presente. Diciamo a livello generale ha già spiegato tutto meglio di quanto avrei potuto fare io, assessore, Certamente. e io entrerò solamente un pochino più nel dettaglio. Ettore Riccio Viaggiatore è un'iniziativa che per l'appunto prende spunto da una serie di libri scritti da Camilla Anselmi, una scrittrice con cui siamo in contatto già da qualche anno, che ha come protagonista questo Ettore il Riccio, un protagonista fantastico, che va in giro per le città d'Italia a visitare i monumenti più famosi, più importanti. Abbiamo cominciato 3 anni fa con Roma, poi c'è stato Venezia, quest'anno
ci sarà Milano. A Milano Ettore Riccio visiterà il Castello Sforzesco, piuttosto che la Scala, piuttosto che la Galleria. E tutto quanto riprodotto sul libro, noi cosa facciamo? Cerchiamo con delle strutture cartonate, polistirolo, eccetera, di riproporre ovviamente all'interno del centro commerciale questi monumenti. E quello che ci piace molto sottolineare è che cerchiamo appunto di coinvolgere le scuole primarie, non si usa più dire elementari, mi sembra, comunque le scuole primarie, dando la possibilità di partecipare in una giornata del lunedì al venerdì, quindi dal giorno 14 al giorno 18 all'interno della galleria, curandoci noi stessi del trasporto, che è, diciamo, la parte più impegnativa, per cui con Sun facciamo degli accordi, passa l'autobus a prendere gli alunni a scuola e poi vengono riportati all'istituto. C'è una parte interattiva perché, diciamo, vedere i monumenti va bene, poteva rimanere fine a se stesso. Che cosa facciamo? Cerchiamo di fare un passo in più, accordandoci con i due licei scientifici di Novara, cioè l'Antonelli e il Carlo Alberto. Ci saranno a presidiare i monumenti solitamente due ragazze o ragazzi del liceo, che spiegheranno, ovviamente in un tempo molto ristretto, diciamo i monumenti che noi presentiamo in galleria sono sei, una decina di minuti per monumento, ai gruppi di bambine e bambini spiegheranno un po' la storia di ogni monumento. E quindi un giro che si conclude nell'arco di un'ora e mezza più o meno, quindi un'oretta all'interno del centro, una mezz'ora per il trasporto, e mette un po' in contatto una cosa che piace molto, piace a noi ma piace anche agli studenti del liceo scientifico, che gli permette di interagire con dei bambini più piccoli di loro, no? Una cosa che non fanno spesso, per cui, e tra l'altro serve anche loro aumentare il monte ore dell'alternanza scuola-lavoro, per cui c'è questa sinergia tra scuola primaria, scuola secondaria e i ragazzi e le ragazze che partecipano. Per cui noi diamo disponibilità, al momento abbiamo 600 iscritti che cercheremo di gestire nell'arco di 5 giorni, e abbiamo ancora qualche posto disponibile, per cui se siete volentieri possiamo ospitarvi, e niente, vi aspettiamo tutti quanti. Poi anche nel weekend, la mostra c'è anche nel weekend, per cui si ha una possibilità come famiglia di ritornare, di venire, perché magari non ha avuto modo di partecipare, ha questa possibilità di venire anche nel fine settimana, dove comunque i monumenti saranno, monumenti tra virgolette, saranno comunque presidiati dalle ragazze e dai ragazzi del liceo. Credo che sia, insomma, un buon esempio di come le cose fatte in sinergia poi danno dei buoni risultati. Per i ragazzi è un progetto educativo un po' trasversale, no? È educativo per i bambini delle scuole elementari, che possono vedere qualcosa di nuovo imparando, ed è anche educativo per i ragazzi invece del liceo, che possono un po' mettersi alla prova come ciceroni d'eccezione. Quindi è una cosa che a noi piace portare avanti delle collaborazioni che poi danno dei buoni frutti. Paolo è il nostro dirigente e insieme, insomma, rappresenta un po' il servizio. Io sono, forse non lo dico abbastanza spesso, ma devo dire la verità, sono molto contenta del servizio istruzione, perché è formato da un gruppo di persone che lavora con passione sempre, nonostante le mille difficoltà che abbiamo e che ci sono quotidiane nella pubblica amministrazione, però loro davvero sono infaticabili, non si fermano mai. Per me la cosa importante è che, siccome vi vedo che siete molto curiosi, molto attenti, la cosa bella sarà che se voi andate a vedere la mostra imparerete magari delle cose che i vostri genitori non sanno, magari li stimolate ad andare a Milano e farete a vostra volta da ciceroni nei confronti dei vostri genitori. Ma sapete che bella soddisfazione saperne qualcosa in più della vostra mamma e del vostro papà, che magari pensano qualcosa di Milano che non è esattamente corretto, invece voi lo sapete. È una bella iniziativa, secondo me, che vale la pena davvero di andare a vedere,
di stare attenti e poi, perché no, quando andrete a Milano, come diceva giustamente l'assessore, qua a due passi, stupirete i vostri genitori spiegandogli magari qualcosa sulla scala che loro non sanno, o sulla galleria. No, poi il segreto per imparare è quello di essere curiosi, quindi sì. Mi raccomando, non smettete mai di essere curiosi nella vita, perché è la molla per imparare qualcosa di nuovo. E secondo me Ettore è, come dire, una guida davvero d'eccezione per stimolare la curiosità dei bambini. Poi a me il riccio piace molto. A voi piace il riccio come animale? Sì. Avete mai visto un riccio dal vivo? Sì. Avete mai accarezzato un riccio? No. Però vi siete seduti sopra. No. No. No, ma in realtà si può accarezzare il riccio, lo sapete? Basta andare nel senso giusto degli aculei, perché se lo accarezzate dalla testa così è come se fosse pelo, senza farlo arrabbiare, perché sennò poi tira sugli aculei e punge. Riccio è un animale simpaticissimo, a me piace moltissimo. Sì, uno dei miei preferiti insieme all'asino. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Io ho a che fare con gli asini. No, scherzo, non va tutto, per carità. Però veramente, a me piace davvero anche l'asino, ma il riccio è uno dei miei preferiti. Sono simpatici, dai. Simpaticissimi. E non è assolutamente vero che è cocciuto l'asino, anzi, no, è un animale furbissimo. Tant'è vero che è stato usato tantissime volte, per esempio, grazie all'asino, adesso questa è una parentesi, ma i nostri eserciti si sono mossi per anni grazie all'asino, non usavano i cavalli. No, perché quindi, resistente. Vedi. Qualcuno di voi ha qualche curiosità? Qualche domanda? Siete curiosi di vedere il libretto? Sì. Vedi che sono curiosi. Lo distribuiamo, lo faccio io? Sì, no, lo prendiamo.